tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Non c'è stato un effetto negativo sull'occupazione dei cittadini britannici. No. Quando un muratore italiano ti costa 1.500 euro e arriva un albanese che costa 500 euro, caso strano, al muratore italiano gli dicono non c'è più lavoro. E al posto suo, il giorno dopo, vede 3 albanesi. 2009. Andiamo avanti così. Non abbiamo fatto male, continuate a votarci. Ora, se uno afferma che questa è una persona animata da uno spirito avverso, distruttivo, che causa il male agli altri, e poi chiaramente lo nega, è una sintesi lontana dalla realtà di queste dichiarazioni? Forse questa persona non è pienamente consapevole della sua distruttività, ma questa persona, quando ha avuto il potere, lo ha usato per distruggere qualcosa. In questo caso, la vita degli altri. Sia inglesi, sia gli immigrati dei primi anni, che hanno subito anche questi la concorrenza dei migranti successivi. Ma questi sono esempi inglesi. In casa nostra non c'è niente? A parte l'immigrazione forzosa, forzata, obbligata dal governo Renzi in poi, c'è anche l'argomento dell'europeizzazione forzosa, forzata, obbligata dell'Italia. Ce la racconta in una manciata di battute Goffredo Bettini, un esponente romano del partito della sinistra. Pronti? Essere europeisti è un'impostazione di fondo. Sono valori. È fiducia nella cessione di sovranità italiana verso sovranità europea. È considerare la patria italiana dentro la patria europea. Questo è il cosa. Adesso parla del come. Queste cose non avvengono in un giorno. È un processo di cambiamento positivo per la democrazia italiana, secondo lui. Ma deve essere omeopatico. Non può essere una medicina che si beve all'improvviso. Perché? Altrimenti il paziente rischia uno shock. Cioè è una cosa super bella, super buona, super giusta che però provocherebbe non felicità e miglioramento, no, provocano uno shock. Ma, insomma, egregio signor Bettini, quando è che presenterà l'europeizzazione dell'Italia secondo i vantaggi che ne riceverà? Sarebbe più semplice. Bettini dice: è fiducia nella cessione di sovranità verso la sovranità europea. Ho capito, ma fiducia in quale vantaggio? E per chi? Risposta inevitabile: nessun vantaggio preciso per l'Italia né per qualunque altro paese europeo, perché altrimenti si rimarrebbe nella logica nazionalista. L'europeizzazione è solo una indicazione di fede pseudo-religiosa.
la nazionalità sarebbe brutta, sporca e cattiva. Invece l'europeità sarebbe super bella, super buona e super giusta. Punto. O ci credi o non ci credi, o hai fede o non hai fede. È così che la mette Bettini. E anche tutta la sinistra. Più Europa. È il solito giochetto degli spiriti avversi di distruggere qualcosa per la giustificazione di costringere il popolo a realizzare effettivamente, concretamente, un bene superiore. Per esempio, io al potere ti costringo a vivere con persone di 5 nazionalità diverse e tu sarai costretto a fare amicizia con quelle. E questo sarebbe un bene superiore. Oppure, io ti elimino la nazione italiana, francese, austriaca, olandese, eccetera, e i cittadini di queste nazioni saranno costretti a diventare europei. E questo sarebbe un bene superiore. Però c'è qualche dubbio su questo bene superiore se va applicato omeopaticamente, ossia di nascosto, senza che il paziente se ne accorga. Più o meno il loro ragionamento è questo. Dopo che l'europeizzazione sarà realizzata, allora se ne scopriranno precisamente tutti i vantaggi culturali per tutti i cittadini dell'Europa, ma anche del mondo intero, perché l'esempio europeo sarà un modello e un faro di civiltà per tutti i paesi in conflitto tra di loro, e sarà la pace nel mondo. Eccetera, eccetera, eccetera. E poiché questa ambizione, questo sogno, questa speranza, questa fede sarebbe una cosa bella, buona e giusta, tutti coloro che anche solo chiedono delle spiegazioni, intanto che questo processo giunga a conclusione, ossia che creano delle difficoltà, sarebbero automaticamente contro il bello, contro il buono e contro il giusto, e come tali andrebbero trattati. Una logica che non è democratico nazionale, ossia che non obbedisce ai bisogni del popolo che li eleggono, ma è una logica che punta al superamento dei popoli e delle nazioni per giungere ad un'unica democrazia mondiale. Per la serie, si possono distruggere i popoli? Si possono distruggere le nazioni? Sì, facciamo tutta una cosa unica. E poi? Col risultato concreto e prevedibile, sin d'ora, di realizzare banalmente la situazione degli Stati Uniti a livello mondiale. Ci sarà un governo unico generico, che vale per tutti, ma poi sarà inevitabilmente affiancato da tanti altri governi regionali, sia a livelli continentali e poi a livelli nazionali. Ossia, un caos distruttivo pazzesco, dopo il quale tutto sarà più o meno come prima. Ma con in più la complicazione per i popoli delle relazioni tra i vari governi. Quindi, per esempio, il governo locale italiano ottiene dal governo locale europeo una concessione, però il governo mondiale la limita, deve accordarsi con quello continentale per poi dare risposta a quello italiano e cose del genere. Qual è il vantaggio per i popoli? Nessuno. Ma per quelli come Goffredo Bettini e le sinistre, c'è la soddisfazione di aver distrutto qualcosa,
Oh, finalmente non c'è più il popolo italiano, non c'è più la patria italiana, non c'è più la nazione italiana, c'è quella europea, c'è quella mondiale, e allora ho fatto qualche cosa. È la felicità degli spiriti avversi, è la felicità di aver distrutto qualcosa. Poi, altro discorso, c'è la fondata possibilità che tutti questi spirito avversi di sinistra siano manipolati come utili idioti da un gruppo di spirito avversi superliberisti per la costituzione di una dittatura occidentale, altro che democrazia mondiale. Insomma, Hitchens, Embury, Mendelssohn, Bettini sono quattro esempi di persone di sinistra che hanno ingannato gli altri. Poi, perché ci credevano oppure no, l'effetto dell'inganno sugli altri è lo stesso. Infatti, Hitchens, Embury, Mendelssohn, attraverso l'inevitabile conseguenza del lavoro nero, hanno ingannato, ma anche derubato e ucciso, la vita sia degli inglesi sia degli immigrati. Bettini inganna gli italiani e l'Italia, perché lavora di nascosto o omeopaticamente, come dice lui, per portare l'Italia dove né Germania né Francia, ma nemmeno l'Austria o il Lussemburgo si sognano di andare. Sono gente che si crede superiore perché hanno queste idee in testa. Si credono buone e salvatrici di chissà cosa. Poi, dopo anni di applicazione di queste loro politiche, i risultati buoni ancora non arrivano. Anzi, la situazione è peggiorata e pochissimi di loro lo ammettono. Ancora oggi, agosto 2021, con la controversia sulle iniezioni a tutti i costi, la situazione è identica. Da una parte c'è il fideismo assoluto. L'iniezione buona è la soluzione. Risolve tutto. È come un bicchiere d'acqua che nasconde e deride qualunque informazione contraria. Un fideismo prepotente, che vuole convertire tutti alla cosa giusta da fare. Un fideismo fanatico, che non ammette il dubbio e il ripensamento. Come vedete, non si tratta di livelli culturali o livelli di potere. Queste idee ce l'hanno sia i potenti, sia alcuni del popolo. Il risultato, però, sul lungo termine, sarà inevitabilmente la sfiducia del popolo verso la politica e l'informazione. Tutti. Popolo pro-iniezioni e popolo contro-iniezioni. Con la chiusura degli interessi del popolo nel privato. Caso dei superliberisti economici. Tuttavia, gli spirito avversi distruttori della realtà non sono solo nei partiti di sinistra. Qui ci sono solo quelli più attivi, quelli che, come gli eroi di un film di Hollywood, si credono di avere sempre ragione perché sarebbero gli unici buoni al mondo. Nella ottava parte, il movimento del superliberismo economico inglese. La differenza tra superliberisti e ideologi politici e le conclusioni del primo capitolo, il peccato esiste. E indagatore, qua c'è il prossimo video.